Agrigento si è svolto l'Open Day al liceo scientifico Leonardo. L'Open Day 2020, che comincia oggi, di fatto conferma l'offerta di una scuola leader nel territorio nella formazione della classe dirigente del nostro paese, una scuola che da sempre ha saputo coniugare al sapere scientifico la cultura umanistica, ma che quest'anno si arricchisce e di nuovi percorsi che vanno a rispondere a un bisogno forte del territorio, sempre nell'ambito scientifico, in particolare la curvatura biomedica, e di percorsi che applicano l'innovazione alla didattica. Quest'anno le nostre aule parleranno da sé e sono aule nelle quali c'è la vita del Leonardo, i docenti, gli alunni appassionati, coloro i quali di fatto portano avanti quotidianamente il percorso di crescita e di formazione di cittadini consapevoli di essere anzitutto cittadini europei, ma cittadini per i quali la formazione del pensiero critico diventa la prima mission del nostro istituto, oltre che naturalmente l'internazionalizzazione dei percorsi che con la presenza del liceo linguistico sta portando tanti nostri ragazzi all'estero già da quest'anno, a partire dalle primissime classi, proprio per far acquisire quelle competenze di cittadinanza europea e comunque quelle competenze linguistiche, tra l'altro spendibili in tre lingue, che di fatto sicuramente orienteranno al meglio il loro futuro. Da quest'anno, per esempio, la novità importante è per noi comunità del liceo l'attivazione del corso di epistemologia, cioè filosofia delle scienze e di logica verbale e matematica, in collaborazione rispettivamente con l'Università di Bergamo e con l'Università di Palermo, che di fatto proiettano i ragazzi e in una dimensione di consapevolezza rispetto all'accesso ai test universitari e in una dimensione orientativa soprattutto per le facoltà, per le STEM, che di fatto oggi richiedono specifici requisiti in accesso. Il Cambridge quest'anno è il laboratorio linguistico, si arricchisce del Cambridge Assessment, che di fatto formerà, diciamo, i nostri alunni anche su discipline e ovviamente principalmente di carattere scientifico, ma anche discipline del campo letterario, che faranno conseguire ai nostri alunni una certificazione di livello superiore, che è quella con la quale di fatto possono accedere direttamente alle università europee. Quindi sono offerte, diciamo, di grande innovazione del nostro istituto, che poi vanno a consolidare invece quella che è l'offerta di base, la didattica della matematica e delle scienze, con l'applicazione delle nuove tecnologie, la fisica. I nostri ragazzi nell'ambito delle scienze applicate hanno costruito una mano artificiale che di fatto va a confermare le competenze e della classe docente che le segue e gli elevati livelli e le eccellenze presenti nel nostro istituto, che si stanno anche testimoniando con l'accesso a posizioni di riguardo nell'ambito delle Olimpiadi e di fisica e di informatica e di lingua e di matematica che si stanno svolgendo proprio in questi giorni. Non ultimo la cura, diciamo, il percorso della filosofia, che vedrà i nostri alunni a partecipare al Festival della Filosofia ad Atene con un progetto molto particolare. Ma il nostro già, tra i 130 licei.